Parliamo ora dei tipi e delle variabili. Finora abbiamo parlato del linguaggio, dei costrutti, di che cos'è JavaScript, cosa non è JavaScript, il lessico, come si scrivono commenti, eccetera, ma andiamo un po' più nel vivo e vediamo quali sono i tipi di dato disponibili e come scrivere delle variabili per iniziare poi a scrivere effettivamente dei programmi. Allora, in JavaScript abbiamo cinque tipi primitivi. Di dato. Le stringhe, che si possono scrivere in questi tre modi diversi, quindi come appunto del testo, tra virgolette o doppie o singole, o con questi apici. I numeri, quindi il tipo number, che può essere sia un numero intero sia un numero reale. Come tipo primitivo abbiamo i booleani, che ovviamente possono essere solo vero o falso, e abbiamo altri due oggetti che in inglese vengono chiamati nullish, diciamo annullabili o comunque quasi nulli, che sono il null e l'undefined. L'undefined è per esempio un tipo di dato che otteniamo quando, per esempio, scriviamo, riempiamo una variabile a uguale 5, ma non definiamo, non dichiariamo questa variabile. Il null invece è un valore nullo all'interno di questa variabile. E poi abbiamo i tipi di dato non primitivi, che sono l'oggetto, object, che è anche un tipo di dato, che in altri linguaggi di programmazione voi avete già visto, come chiamandoli map, chiamandoli hashtable, chiamandoli dictionary, chiamandoli array associativi e così via. E poi abbiamo gli array, i vettori, le funzioni, i metodi e gli oggetti definiti dagli utenti, per esempio le classi. E questi sono i tipi primitivi e i tipi, diciamo, composti, che sono oggetti, che è proprio un tipo suo, gli array, le funzioni e gli oggetti definiti dagli utenti. Quello che dice la slide qui nell'angolo è che i valori hanno un tipo, le variabili non ce l'hanno. Quindi le variabili in JavaScript sono contenitori di qualcosa. Che cos'è questo qualcosa? Lo si può sapere solo dopo che questo qualcosa è stato riempito con un qualche valore. Quindi, per esempio, se noi abbiamo una variabile A e mettiamo dentro 42 in questa variabile, questo 42, che è quello che la variabile al momento contiene, avrà come tipo number. Noi possiamo, due righe dopo, dire che dentro questa variabile A c'è false. E in quel momento quel false, quel valore che è contenuto nella stessa variabile di prima, sarà invece di tipo boolean. Quindi le variabili non hanno un tipo in JavaScript, sono variabili, sono contenitori, ma quello che inseriamo al loro interno gli fa assumere per riflesso un certo tipo. Il loro valore ha un tipo. Quindi JavaScript è un linguaggio non fortemente tipizzato, in cui una variabile possiamo, a differenza per esempio di C o di Java, noi possiamo utilizzare quella variabile per contenere diversi tipi di valore. E i diversi tipi sono questi: primitivi, stringhe, numeri, boolean, null e undefined, o oggetti, array, oggetti, array, e ovviamente classi, quindi oggetti definiti dall'utente. Detto questo, dobbiamo ancora comunque fare delle precisazioni su questi tipi di dati. Perché è vero, per esempio, che il boolean è un tipo di dato con valori vero o falso. Però non è immediato, non è usuale vedere che cosa viene considerato come falso e che cosa viene considerato come vero. Quando noi prendiamo una variabile, il contenuto di una variabile, e lo convertiamo a un boolean o verifichiamo che il risultato di un'espressione sia un boolean, dobbiamo fare attenzione che in JavaScript queste cose, queste sei cose sono falso. Tutto il resto
è vero. Quindi, cos'è falso? 0 è falso. Meno 0 è falso. Not a number, che vedremo tra poco, è falso. Quel tipo undefined e null sono entrambi falsi. E la stringa vuota è falso. Quindi se 0, allora questo se è 0 risolve a falso e non a vero. Se null, questo null risolve a falso, non a vero. E ogni altro valore è invece vero. Quindi un numero, 3, 5, 8, 47, è vero. La stringa, una stringa qualunque, anche se ovviamente è una stringa al cui interno c'è scritto false, è ovviamente vero. Un array vuoto o un oggetto vuoto sono veri. E allora fatemi sottolineare che una stringa vuota è falsa, mentre un array o un oggetto vuoto sono veri. Questo perché mentre per gli altri casi il null, l'undefined, lo zero o il not a number può essere magari facile da ricordare, qui c'è una dicotomia, una distinzione specifica che dice che la stringa vuota è falso, ma gli altri tipi di oggetto composto, come gli oggetti vuoti o gli array vuoti, invece sono veri. Quindi qui c'è un esempio. Il boolean di 3 è vero. Quindi cercando di convertire 3 in un valore booleano otteniamo un risultato vero. Cercando di convertire la stringa vuota ovviamente otteniamo un risultato falso. Cercando di convertire una stringa che contiene uno spazio otteniamo un risultato vero. E come confrontiamo due valori per ottenere un boolean? Se la variabile A è uguale alla variabile B, in JavaScript, e questa è un'altra particolarità, ci sono due modi di confrontare. Uno usando il doppio uguale e uno usando il triplo uguale. Qual è la differenza? Che vedremo più in dettaglio fra pochissimo. La differenza è che il primo, quello diciamo che siamo abituati a utilizzare in altri linguaggi di programmazione, confronta i risultati, confronta il contenuto di A e confronta il contenuto di B, come ci si aspetta da un confronto di eguaglianza, ma prima converte i tipi in modo che siano confrontabili. Quindi la stringa che contiene 3 uguale uguale a 3 come numero, con questo tipo di confronto sono uguali e quindi viene restituito true. Questo perché la stringa che contiene 3 viene convertita in un numero che è 3 e quindi questo numero 3 è uguale a 3. Quest'altro caso invece si comporta come l'uguale uguale che siamo abituati a utilizzare in altri linguaggi. Quindi questo inibisce ogni tipo di conversione automatica e confronta i risultati. Quindi la stringa 3 uguale 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 a 3 come numero in questo caso è false, è falso, perché una stringa non è uguale a un numero. I numeri. Come vi dicevo, i numeri non hanno distinzione in JavaScript tra interi e reali, sono semplicemente numeri di quel tipo primitivo, e c'è una conversione automatica tra interi, reali o quant'altro in base all'operazione che si sta facendo. Quindi non dobbiamo preoccuparci di convertire tutti e due i numeri in floating point prima di fare una somma in floating point, perché questa conversione è fatta in maniera automaticamente. I numeri interi in questa tipologia di dato hanno questo numero massimo, che direi che è abbastanza alto per contenere un certo numero di informazioni, un numero abbastanza grande. E nel caso non bastasse questo massimo, da AES 11, quindi la versione di AES che uscirà a luglio del 2020, aggiungeranno un nuovo tipo di dato primitivo, quindi in aggiunta stringa, number, eccetera, che si chiamerà BigInt, che sarà un intero
con una precisione arbitraria che potrà rappresentare 2 alla 53 numeri e si indicherà come un numero qualunque con il prefisso, con il suffisso n. Quindi a uguale 12, questo 12, quella variabile in quel momento conterrà un valore il cui tipo è number, a uguale 12n, quella variabile conterrà un valore il cui tipo non è number ma è begint. Questo begint permette appunto di avere numeri, di contenere numeri molto molto più grandi di quello che number permette di ottenere. Undefined e null, ve li ho già accennati, sono chiamati appunto nullish value, e l'undefined appunto per esempio è una variabile dichiarata ma non inizializzata ed è possibile rilevare, se intercettare se è undefined, per esempio in questo modo: type of variabile uguale triplo confronto con undefined. Se il tipo di questa variabile è undefined, allora per esempio non sarà dichiarata. E invece una variabile che è dichiarata ma contiene un valore vuoto sarà null. Esiste quest'altro valore specifico, quest'altro tipo, quest'altro valore, è più corretto dire, che sta per NaN, che sta per not a number, che in realtà è di tipo number, quindi una variabile che contiene come valore not a number in realtà avrà di tipo number, ed è quello che viene, quello che si ottiene da un output non valido da un'operazione aritmetica o da un'operazione di parsing. Quindi se ci aspettiamo un numero e vediamo not a number è perché c'è stato un errore, per esempio in un'operazione aritmetica, in una divisione, eccetera. Però questo not a number è più un valore che non è un valore più che un tipo. Variabili. Come definiamo una variabile in JavaScript? Allora, innanzitutto le variabili sono referenze pure a un valore. E come vi ho già detto, la stessa variabile può riferirsi a differenti valori e anche a differenti tipi a in momenti diversi di un programma. Questo perché, come vi dicevo prima, è il valore ad avere un tipo, non è la variabile. Quindi io posso scrivere a uguale 5 e poi 10 righe sotto scrivere a uguale ciao. Quindi la variabile si riferisce a diversi valori e diversi tipi, prima volta un numero, la seconda volta una stringa, in tempi diversi del codice. E ci sono tre modi in JavaScript per dichiarare una variabile: let, const e var. Dove const, come dice il nome, vi ricorderà appunto una costante. Allora, proviamo, giusto per scrivere qualcosa, use strict, perché abbiamo detto che inizieremo sempre... scusate, ho aperto... Ok, JavaScript, use strict, let a uguale 1, const b uguale 2, e var c uguale 3. Allora, vedete... E poi possiamo fare console.log a, console.log b e console.log c. E vedete che giustamente ci viene stampato il contenuto di ABC e A conterrà il numero 1, B conterrà il numero 2 e C avrà come valore il numero 3. Qual è la differenza tra queste tre? Soprassediamo un attimo su var. La differenza è che se io
qui scrivo a uguale ciao, tutto funziona, mi viene, il valore viene aggiornato a una stringa e l'output diventa ciao. Se io scrivo b uguale 3, mi dice type error, assignment to constant variable. E b rimane 2 dall'esecuzione precedente. Perché questo è un errore? Perché noi stiamo cercando di cambiare il valore a una variabile che è definita costante e quindi non c'è possibile cambiare una costante, ovviamente, una volta che viene definita. Così come noi possiamo, per esempio, fare una cosa del genere, quindi possiamo definire una variabile e fare l'assegnazione di un valore alla variabile successivamente, mentre ovviamente non possiamo definire una costante e assegnarle dopo il valore, ma bisogna, quando si dichiara, anche assegnare un valore. Allora, al di là di questa differenza tra costante e non costante, quali sono le differenze? La differenza è riassunta in questa tabella. In realtà c'è un quarto modo in JavaScript per dichiarare le variabili, che è l'ultima riga. Ma partiamo in ordine. Let e const sono state aggiunte in ES6, quindi sono il modo più recente e anche preferito di utilizzare, di creare variabili. Noi creeremo sempre o con let o con const. In particolare, quando una variabile non dovrà essere riassegnata, useremo sempre const. Se sappiamo che una variabile non dovrà essere riassegnata, o il contenuto non dovrà essere, sì, una variabile, il valore di una variabile non dovrà essere riassegnato, mentre useremo let negli altri casi. Non useremo var e ovviamente non useremo l'ultimo modo, che tra l'altro non funziona nello strict mode. Ma andiamo in ordine. Let, l'abbiamo visto con questi esempi, permette di definire una variabile, si può riassegnare, l'abbiamo visto nel browser, un valore a quella variabile, non si può ridichiarare la variabile. Lo scopo di questa variabile esiste ed è visibile nel blocco che lo racchiude. E adesso lo vedremo con un esempio, per meglio capirlo. Const funziona in maniera praticamente analoga rispetto a let, l'unica differenza è che non si può riassegnare. E notate che non si può riassegnare, nel senso che non possiamo dire, come nel codice, a uguale 3 a questo punto, ma se all'interno di questa variabile ci fosse un array, per esempio, noi potremmo andare a cambiare i valori all'interno di quell'array, anche se definita come costante. Quindi previene la riassegnazione totale del valore a quella variabile, ma non il cambiamento del valore di un oggetto a cui viene riferito. Quindi il terzo elemento della variabile, il terzo elemento di un array si può cambiare, non si può rimpiazzare l'intero array in quella variabile definita come const. Var era il modo prima del 2015, l'unico modo prima del 2015 per definire variabili. E si può riassegnare, si può ridichiarare all'interno dello stesso scope. Lo scope può essere la funzione che lo racchiude o tutto, e quindi globale, e permette questo hoisting. Cioè, l'utilizzare una variabile, quindi prendere per esempio il contenuto, il valore di quella variabile, prima che la variabile venga effettivamente dichiarata. Questa sembra un'anomalia, ma con questo tipo var si poteva fare, non si può fare con i tipi let e con i tipi const. Quindi voi potevate dichiarare una variabile alla linea 5, con var potete ancora dichiarare una variabile alla linea 5 e utilizzare quella variabile alla linea 3. Var è legacy, quindi non si può togliere perché JavaScript è backward compatible, ha alcuni problemi, ha uno scope che può essere qualunque cosa, questo hoisting che può essere difficile da intercettare, e
bisogna il più possibile cercare di non usarlo. La raccomandazione, anche se non è proibito l'utilizzo in strict mode, la raccomandazione è da preferire comunque sempre let e const. C'era un modo anche implicito di dichiarare una variabile, semplicemente scrivendo a uguale 2, a uguale ciao, che permetteva il riassegnamento, che aveva uno scopo globale, che aveva un hoisting globale, ed è ovviamente proibito questo modo in strict mode. È valido in JavaScript, ma in strict mode, che è il modo che useremo noi, è proibito. Quindi noi di nuovo ci concentreremo e useremo unicamente let e const. Var e non è proibito, ma sarebbe meglio non usarlo per tutti questi caratteristiche, per tutte queste caratteristiche che ha. Cosa vuol dire scope? Allora, qui vediamo innanzitutto un esempio di ridichiarazione. Io dicevo che let e const non si possono ridichiarare. Quindi noi non possiamo dichiarare la variabile alla riga 3 e poi ridichiararla a una riga successiva. Possiamo cambiare il valore, possiamo togliere questo, potremmo scrivere a uguale 5 e funzionerebbe. Quindi let a uguale 1, poi a uguale 5, l'abbiamo visto nell'esempio, funzionerebbe, ma non possiamo ridichiarare una variabile che si chiama come una variabile che abbiamo già dichiarato precedentemente. E questo è la prima cosa. Ma mettiamo il caso che noi proprio vogliamo riutilizzare il nome di una variabile, o dobbiamo in qualche momento riutilizzare il nome di una variabile. Come facciamo a superare questo problema della ridichiarazione? Lo possiamo fare cambiando lo scope in cui questa variabile si trova. In questo momento tutte queste variabili si trovano nello scope globale, nello scope che contiene tutto questo codice. Noi potremmo creare un nuovo scope. Come creiamo un nuovo scope? Lo creiamo con racchiudendolo tra parentesi graffe. Quindi creiamo un nuovo scope che è chiamato blocco. Quindi questo è un blocco che ha il suo scope, che è uno scope ovviamente diverso da quello che ha tutto il resto del file. Quindi questo, ognuno di questi è chiamato un blocco, e ovviamente tipicamente non si crea uno scope in questo modo, ma uno scope lo si crea quando c'è un qualcosa racchiuso tra due parentesi graffe. Quindi quando c'è un if, quando c'è una nuova funzione, quando c'è un ciclo, eccetera. Quindi quando si apre una parentesi graffa con, per esempio, di nuovo un if, un for, un while, una funzione davanti, allora si crea un nuovo scope. All'interno di questo scope si può dichiarare una nuova variabile e non dà nessun errore perché questo A ha come scopo, come visibilità, come vita, funziona solo qui dentro. Non è lo stesso A che c'è qui fuori. Let e const, infatti, sono variabili che sono block scoped, che hanno come scopo relativo al blocco, come c'è scritto in quella tabella che abbiamo visto prima. Cioè loro esistono solo nel loro scope che è definito e nello scope interno. Quindi da qui potremmo, per esempio, chiamare B, perché questo scope ha visibilità sullo scope globale. E questo A ovviamente è un A diverso rispetto a questo. Quindi se noi eseguiamo questo codice o un codice molto simile, vediamo cosa succede. Quindi torniamo qui e apriamo uno scope, quindi togliamo var c perché abbiamo detto è male. Apriamo uno scope e facciamo console.log a. Allora, per ora vedete, noi siamo in uno scope nuovo e questo A continua a essere lo stesso A. Scusate, fatemi fare così. Ok, vedete, noi siamo in uno scope nuovo qui,
ma questo A stampato qui e questo A stampato qui sono effettivamente l'A che viene riempito qua. Quindi questa variabile A è vista anche all'interno di questo scope. Esattamente come questa variabile B potrebbe essere vista all'interno di questo scope. E se la cambiamo, dato che questa variabile A è definita, diciamo, in maniera globale, a livello di file, quantomeno, nel blocco che rappresenta l'intero file, se cambiamo il valore di questa variabile, noi in uno scope diverso, in uno scope interno, noi potremo comunque, quando stampiamo il contenuto di quella variabile, dopo lo scope, comunque vediamo il contenuto della variabile. Allora, se voi immaginate che qui c'è if qualcosa, ovviamente questo ci torna, perché noi rispetto a un linguaggio di programmazione che già conosciamo, perché ovviamente stiamo cambiando il contenuto di una variabile all'interno di un if, all'interno di un for, all'interno di qualcosa, e noi dopo vogliamo mantenere questo contenuto della variabile. La differenza è che dentro questo scope noi possiamo effettivamente fare così. E allora vedete, possiamo mettere per esempio un inner, giusto per specificare. E allora vedete che noi possiamo ridefinire la variabile A, e questa variabile A che noi stampiamo in questa riga è effettivamente la variabile A che esiste in questo scope. Quando noi andiamo a stampare la variabile A fuori da questo scope interno, noi continuiamo a stampare la variabile A definita in maniera, diciamo, definita a livello di file, definita in maniera un po' più globale rispetto a questo scope interno. Quindi, riassumendo, let e const hanno come scope il blocco, quindi il blocco esterno e eventuali blocchi interni a cui appartengono. Quindi qui dentro possiamo utilizzare questo A, possiamo utilizzare questo B per fare quello che ci serve, ma qui dentro possiamo anche ridefinire sia questo A che questo B, perché questa ridefinizione varrà solo all'interno di questo scope. Scope che in questo momento abbiamo creato in questo modo, ed è lecito crearlo in questo modo, non è tanto usuale, non è tanto utilizzato, ma lo scope in genere si crea, per esempio, con un if, con un for, con qualche istruzione che prevede l'apertura di una l'apertura e poi la chiusura di un blocco, quindi di una parentesi graffa. Un esempio di hoisting, che invece è relativo alle variabili inizializzate, create con var. Allora, noi abbiamo queste questo semplice file che crea una funzione. Non preoccupatevi al momento delle funzioni, ma sapete cos'è una funzione dai corsi precedenti. Questa è una funzione che si chiama example, che accetta un valore. E in questo file, dopo la definizione della funzione, la chiamiamo, invochiamo questa funzione passando il 2. Allora, cosa fa questa funzione? Questa funzione crea una variabile con let e gli assegni il valore 1, poi stampa A, B e C, dove A verrà stampato come 1, B verrà stampato come non definito, perché non c'è nessuno che definisce B, e C invece non viene stampato come non definito, ma viene stampato come tipo undefined. Ricordate, l'undefined capita come tipo di dato quando dichiariamo una variabile ma non la inizializziamo, non gli inseriamo niente al suo interno. Quindi, dato che noi stampiamo C e non ci viene un errore del tipo B non è definito, come capita per quest'altra riga, vuol dire che questa variabile C è definita, non è piena ma è definita. Dove è definita? Prima sicuramente no, lo sarà dopo. Infatti, se ne vediamo, qui abbiamo un if x maggiore di 1, e lo è perché noi stiamo passando il 2, in questo x maggiore di 1 apriamo un nuovo blocco, quindi un nuovo scope, in cui ci sarà let b che varrà a più 1 e definiamo questo var c che sarà a per 2. Nel momento in cui facciamo questo, dato che var ha come scopo tutto, praticamente, quello che JavaScript fa è dire: ok, questa variabile c
viene hoisted, viene, la dichiarazione viene spostata all'inizio della funzione. Quindi è come se qui avessimo scritto var c, punto e virgola. Ed ecco perché, eseguendo questo codice, vedremo undefined. Dopo questo blocco, se stampiamo abc, vediamo di nuovo che a è 1, b continua a non essere definito perché questo b esiste come variabile solo all'interno di questo scope e non al di fuori, e qui siamo al di fuori di questo scope, mentre c continua ad esistere al di fuori di questo scope perché è stata portata, la sua dichiarazione è stata portata in avanti e quindi contiene il valore a cui è segnato qui, che è 2. Ora, questo, provate a pensarci un attimo, se non è chiarissimo, provate a eseguirlo, ma questo è un motivo per cui var a volte può dare qualche problema in dei programmi JavaScript più ampi, più grandi, perché voi potete utilizzarla da una parte, ma chiamarla prima e non vi viene dato l'errore di variabile non esistente, ma solo vi dice la variabile non ha alcun valore. E il fatto che voi possiate dopo utilizzare una variabile definita in uno scope interno, quindi uno scope più piccolo, definita e inizializzata in uno scope più piccolo, può anche dar problemi se voi avete qualche altra variabile che si chiama allo stesso modo a un certo punto. Quindi questo è un ulteriore motivo per cui è preferibile, e noi lo faremo, utilizzare let o utilizzare const quando possibile.